Un regalo di Natale è una mano blu, il colore dell'autismo. Un regalo di Natale, un coro, un saluto, un abbraccio, un cappello di Babbo Natale ed una mascherina che nascondono volti e sorrisi, ma non gli occhi di chi canta. Francavilla Fontana rivendica dalla scuola Bilotta lo status di città inclusiva con un evento che ha visto docenti, studenti, servizio civile, famiglia e politica protagonisti di uno spettacolo genuino e sentito. Regali di Natale organizzato dal Dipartimento Inclusione e Magia Speranza, note di gioia dirette oltre che dal professore Di Castri, da quella manina blu incisa sui biglietti. Noi ce l'abbiamo tra i principi fondanti del nostro istituto. Se andiamo a leggere il nostro il nostro piano dell'offerta formativa, si trovano tanti punti appunto dedicati all'inclusione. Inclusione, a differenza di quello che forse si possa pensare, non significa concedere il privilegio a qualcun altro di essere accolto, ma significa riconoscere a tutti il diritto di essere diversi e unici. Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, quel quadro di speranza realizzato dagli studenti sarà così esposto nell'aula consiliare, mentre la manina blu resterà impressa nel ricordo di chi c'era, di chi quel giorno volle cantare gli auguri di Natale.